Nicola, altra prova di carattere della Fiorentina, altra buona, buonissima prova tua in difesa e anche in attacco, ottima prova ai tiri liberi quando contavano, questa Fiorentina che non molla mai e soprattutto nei playoff è questo che serve. Sì, beh, era una partita difficile contro una squadra difficile, dalla difficoltà veramente molto alta, l'avevamo già vista nei video, quindi sapevamo che andavamo contro a parecchie difficoltà. E sono contento della mia prova, ma sono ancora più contento della vittoria, della prova di carattere. Dopo un inizio un po' titubante siamo andati in vantaggio, praticamente poi siamo sempre rimasti avanti con la testa avanti, quindi bene così. È gara 1, ci sarà una gara 2 giovedì veramente tosta, però ora ricarichiamo le batterie e intanto siamo avanti nella serie. Coach Nicolai ci diceva che fondamentalmente questa è stata la prima settimana in cui la squadra si è allenata al completo e questa è la prima volta che aveva a disposizione tutto il roster. Voi come squadra, come siete trovati oggi a dover gestire alcune situazioni un po' delicate con Sebastian Vico che rientrava dopo un lungo stop? È vero, perché da quando poi dopo c'è stato tutti i cambiamenti, è la prima settimana dove ci alleniamo tutti al completo, è vero questa cosa. Ci siamo trovati benissimo perché abbiamo dei giocatori che hanno una tale esperienza, un tale vissuto cestistico che si mettono dentro tranquillamente, non li senti neanche, eppure fanno la differenza. Seba è un giocatore che fa la differenza, ma non solo in campo, anche solo parlandoti, perché ha un'esperienza incredibile, è un grandissimo giocatore, quindi assolutamente eravamo felicissimi, è una cosa che ci ha dato molta sicurezza e molta tranquillità. Parlavi di esperienza, l'esperienza che servirà giovedì 2 maggio per andare a Cremona, vincere, chiudere la serie e andare avanti. Esperienza, carattere, voglia, concentrazione, serviranno tante cose giovedì. L'obiettivo è quello di chiudere la serie. Sicuramente troveremo una squadra agguerrita che in casa ci darà filo da torcere ancora di più. Quindi dobbiamo essere pronti a tutto e cercare di andare avanti con i nostri obiettivi che sono ben prefissati, cercando di dare il meglio.